tutta la composizione del telaio è interamente saldata, non ci sono elementi bullonati. Anche la lama, che è un optional, arriva direttamente dalla fabbrica con elementi saldati al carro. Questo perché potrebbe sembrare un limite, in realtà non è assolutamente così. Si tratta di una filosofia e come primo punto di importanza per i clienti la sicurezza. Vi spiego il perché. Le configurazioni possibili a livello di carro sostanzialmente sono tre. Il carro standard con quattro stabilizzatori, il carro con i quattro stabilizzatori alla lama, come ad esempio in questo caso, oppure semplicemente due stabilizzatori e la lama. La possibilità di avere queste opzioni combinate tra loro mi comporta determinati comportamenti della macchina nel momento in cui lavora. Facciamo un esempio: se io ho la macchina con i quattro stabilizzatori, quando andrò a lavorare non avrò differenze di comportamento nel momento in cui io mi muovo con la macchina. Ad esempio, prendo il carico su questo lato, giro con la torretta e lo vado a mettere sul lato opposto, con i quattro stabilizzatori non ci sono sostanziali differenze di equilibrio. Ma nel momento in cui io avessi una lama senza gli stabilizzatori, beh, la differenza sarebbe sostanziale. Da una larghezza di 4 metri di stabilizzazione su un lato, avrei invece, come ad esempio nel caso delle macchine più piccole, 22-24, una larghezza di stabilizzazione con la lama di 2,5 metri. Ipoteticamente io vado a prendere il carico su quel lato, quando mi giro mi ritroverei ad essere sbilanciato. Questo in realtà non avviene, perché Liber quel tipo di dotazione lo dà soltanto su specifica richiesta e andando a valutare insieme al cliente il tipo di lavoro che la macchina fa. Dopodiché va a impostare i parametri di sicurezza del caricatore sulla base della larghezza minima di stabilizzazione. Quindi voi potete lavorare tranquillamente in sicurezza su tutti i lati. Questo cosa significa? Significa che nel momento in cui io vado a far uscire la macchina con la lama, Liber dice: ok, io te la do a queste condizioni e la vado a saldare al carro. Perché? Perché non deve modificarsi la configurazione, ma soprattutto la macchina non deve cambiare tipo di applicazione.